Il nostro viaggio inizia da Città Ducale, qui in provincia di Rieti, dove oggi visiteremo le sorgenti del Peschiera. Tramite un sistema di cunicoli di drenaggio all'interno della montagna del Monte Nuria viene raccolta l'acqua che poi viene immessa nel canale sotterraneo che va verso Roma. Quest'acqua che esce da qui va nell'acquedotto e ci mette circa 17 ore ad arrivare a Roma. Qui siamo nel lago sotterraneo che è sotto il Monte Nuria a circa 100 metri di profondità e qui convergono le acque di gran parte dei cunicoli. Quando arriva a Roma viene aggiunta una piccola quantità di cloro per proteggerla e prevenire eventuali fenomeni di contaminazione batterica che si potrebbero verificare nella rete di distribuzione. È una vera e propria piscina naturale. Sì, soltanto che è a 11 gradi, quindi è sconsigliabile farci il bagno perché è molto fredda. Qual è la differenza tra un acquedotto moderno e uno di epoca romana? Ma essenzialmente nelle tecnologie costruttive. I romani potevano fare principalmente acquedotti a pelo libero, cioè non acquedotti in pressione, perché l'acciaio era un materiale molto pregiato e costoso e quindi non potevano costruire tubi per portare l'acqua. But if you close your eyes, does it almost feel like now? Adesso andremo in quello che è l'acquedotto Vergine, uno degli acquedotti più interessanti perché è funzionante addirittura dall'epoca romana. Qui siamo entrati in quella che è conosciuta come appunto la chiocciola del Piccio. L'acquedotto Vergine era stato costruito per portare l'acqua alle terme di Agrippa che corrispondono nella zona retrostante il Pantheon, quindi qui era un percorso obbligato. Questo è carbonato di calcio, calcare. Con le acque piovane questo carbonato si scioglie e poi viene restituito quando l'acqua si immette all'interno dell'acquedotto. Sembra incredibile, ma qui sopra abbiamo Piazza di Spagna. Quest'acqua serve praticamente la maggior parte delle fontane del centro storico. Nasce a Salone, che è una località nella zona est di Roma, immediatamente al di fuori del confine urbano che viene identificato con il raccordo anulare. Qual era la particolarità di un acquedotto sotterraneo come questo? Quella più evidente sicuramente era che un acquedotto interamente sotterraneo non era attaccabile da eventuali aggressori, tipo i barbari. Questo acquedotto è lungo circa 24 chilometri. La pendenza era probabilmente una tra le cose più importanti degli acquedotti antichi romani e questa permetteva all'acqua di scorrere dalle sorgenti fino alla città.